Al termine di un importante intervento di restauro finanziato per 900.000 euro nell'ambito del grande progetto Centro Storico UNESCO, si sono conclusi i lavori di riqualificazione e valorizzazione della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Largo Banchi Nuovi. L'intervento, progettato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia, ha consentito il recupero e la valorizzazione del monumento attraverso interventi di risanamento strutturale, restauro architettonico e delle superfici decorate, oltre che di adeguamento impiantistico e funzionale. È un ulteriore monumento che fa parte del grande progetto Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, che va avanti, quindi il grande progetto completa un ulteriore intervento, tra l'altro un intervento bellissimo, perché qui abbiamo la loggia cinquecentesca originaria che viene inglobata da una chiesa del Seicento, insomma anche un monumento straordinario. Un lavoro fortemente voluto dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto UNESCO di riqualificazione del centro storico. Si recupera una chiesa importante, devo fare i complimenti davvero a chi ci ha lavorato, dagli ingegneri alla sovrintendenza, al comune, progettisti, imprese, perché sia la facciata esterna straordinaria che l'interno è di un impatto formidabile per recuperare una parte rilevantissima del centro storico di Napoli, il cosiddetto decumano del mare, che dopo i lavori sulla Basilica di San Giovanni Maggiore, adesso con Santi Cosmo e Damiano, proseguendo per ricucire in un'opera di rigenerazione urbana e di ripresa di vita delle nostre comunità un territorio fondamentale per la vita culturale, turistica e popolare.